Anche stavolta il Teramo fallisce l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Bonolis sta diventando davvero tabù per i biancorossi, che cadono al cospetto di una maceratese per nulla trascendentale ma ordinata e che mette sul terreno di gioco le qualità che ha. Giunti dunque salva forse la panchina, ma in casa diavolo l'ennesima prestazione sconcertante in questa stagione, e alle porte c'è la trasferta del Tardini di Parma senza lo squalificato Boulevardi. Il Teramo sembra partire bene col cross al settimo di Sales, che ventola con la deviazione di testa, rischia di far diventare d'incanto una clamorosa autorete. La doccia gelata però è dietro l'angolo e arriva dopo nemmeno 60 secondi. Diavolo schierato male in difesa, che subisce una ripartenza letale con Turchetta, che trova sul palo più lontano la capocciata di Palmieri, precisa e imparabile per Rossi. Rata in vantaggio, Teramo subito chiamato a rincorrere. Sansovini all'undicesimo non trova lo specchio della porta, calciando col piede meno caldo il destro, ma è a metà tempo che Forte deve superarsi. L'azione dei padroni di casa è tambureggiante e chiama prima Marchetti a fare muro su Sansovini. Prima della parabola, liftata di Di Paolo Antonio, deviata in corner grazie ad un colpo di reni. Dietro però la squadra di Nofri balla, che è una meraviglia. Al 27esimo De Grazia trova il corridoio verticale per Colombi. Rossi è costretto a chiudere la saracinesca in maniera provvidenziale. Nofri cambia nell'intervallo, fuori Boulevardi e Cericola per Peterman e Croce. Si passa in una mediana a rombo con Carraro ispiratore dietro le punte, Petrella e Di Paolo Antonio mezzali. Ma le cose non migliorano affatto, anzi la mossa ha l'effetto di spaccare in due tronconi il Teramo, che per quanto ci provi si espone comunque a una serie di ripartenze che la maceratese però non sfrutta a dovere. Croce avrebbe sulla testa un pallone di platino, quello messo al centro dal solito inesauribile Di Paolo Antonio, ma appoggia debolmente verso la porta e Forte smanaccia la conclusione della punta. Dietro però i pericoli non sono tanti, ma quando ci sono rischiano di far crollare il diavolo. Al 65esimo De Grazia da sinistra trova al centro il tap-in di Colombi, che sotto misura centra in pieno la traversa. Giunti dopo un po' si copre, fuori l'autore del gol Palmieri, dentro Franchini per un più prudente ritorno ad una difesa a 5. Nofri risponde con l'inserimento di Fratangelo per Sales per un 3-4-3 da tutto per tutto, che vacilla però nuovamente al minuto 85 quando Turchetta taglia l'area di rigore per Mestre, che in scivolata sul palo opposto non inquadra la porta. Copione che si ripete al 91esimo quando Rossi è costretto agli straordinari per neutralizzare la botta in area di rigore di De Grazia. Finisce con la quarta sconfitta interna per un diavolo troppo brutto per essere vero. La classifica rimane problematica, anzi le cose sembrano anche peggiorare col passare del tempo.